Sì, siamo qui a Bruxelles, per noi oggi è una giornata importante, per noi intendo dire come Alleanza delle Cooperative Italiane, che sappiamo essere l'organizzazione che racchiude le tre centrali storiche della cooperazione italiana, Confcooperativa, Lega e AGC, io sono presidente di AGC, e siamo qui per incontrare i parlamentari italiani, un appuntamento che è annuale, per fare un attimo il punto della situazione sugli impegni che i parlamentari hanno assunto all'inizio del mandato, sui lavori svolti ed anche per quelli che verranno. A onor del vero avremo occasione di riconoscere il grande impegno dei parlamentari italiani che hanno seguito bene gli argomenti della cooperazione italiana, se non fosse che c'è stata una breve pausa per quanto riguarda il Covid. Preliminarmente abbiamo incontrato anche il commissario Smith, al quale abbiamo riconosciuto un grande impegno, un grande lavoro svolto per quanto concerne l'economia sociale, che per noi è un pilastro fondamentale, poiché parlare di economia sociale si intende proprio parlare di cooperazione, perché la cooperazione è il modello più adatto per realizzare l'economia sociale e quindi anche l'economia circolare. E quindi oggi per noi, come dire, questo confronto che avremo da qui a un paio d'ore sarà estremamente importante, perché abbiamo bisogno di vedere insieme le cose ancora da farsi e, come dire, puntualizzare quelle su cui occorrerà un maggiore impegno per far sì che si abbiano soddisfare le istanze che arrivano dal nostro territorio, quindi parlo del paese Italia.